Ciao a tutti, bambini di tutte le età. Bentornati al nostro appuntamento domenicale con le favole al telefono di Gianni Rodari. La favola che vi leggerò questa sera si intitola A sbagliare le storie. Ma mi sembra strano, perché io le so tutte e non sbaglio mai. Ma cominciamo. C'era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo. No, Cappuccetto Rosso. Ah sì, Cappuccetto Rosso. La sua mamma la chiamò e le disse: Senti, Cappuccetto Verde. No, Cappuccetto Rosso, Cappuccetto Rosso. Vai dalla zia di Omira e portale questa buccia di patata. No, la mamma le dice vai dallo nonnino e gli portali pane e focaccia. Pane e focaccia, va bene, sì. La bambina andò nel bosco e incontrò una giraffa. No, un lupo. E il lupo le chiese: Quanto fa 6 per 8? No, il lupo le chiese, dove stai andando? Dove stai andando? Sì, e allora Cappuccetto Nero. No, Cappuccetto Rosso. Rosso! Cappuccetto Rosso rispose: Vado al mercato a comprare la salsa di pomodoro. Ma neanche per sogno, gli dice vado dalla mia nonnina che è tanto malata. Ah, sì, che tanto malata. Sì! E allora il cavallo disse: No, il lupo. Ah, sicuro, il lupo. E così il lupo disse: Prendi il tram numero 75, scendi in piazza del Duomo, gira a destra, troverai 3 scalini e un soldo. Lascia stare i 3 scalini, raccatta il soldo e comprati una gomma da masticare. Mamma, tu le storie non le sai proprio raccontare. Ma la gomma da masticare ce la compri lo stesso. Va bene.